noi entriamo, no? Qual è anche il nostro obiettivo? È quello di entrare in relazione con loro, è quello appunto di proprio esprimere qualcosa per gli altri e di ampliare il bagaglio. C'è una persona, Sergio, che addirittura lui fa il segno, appunto, il classico segno della prigione, quando dice che dobbiamo andare a insegnare ai nostri amici all'interno del carcere. E aumentare anche l'autostima, quindi di rimando è il fatto di crescere appunto le proprie competenze, non solo esperienziali, ma sentirsi anche loro utili, importanti, sentirsi che sono in grado di fare, perché tutti abbiamo bisogno di sentire questo, di percepire all'interno. Quindi abbiamo fatto questi incontri, prima parlando appunto agli ospiti della casa di reclusione, spiegando con chi avrebbero avuto rapporto, il perché appunto avevamo chiesto questo progetto, eccetera. E poi le stesse nostre quattro persone, quindi Angelo, Santo, Sergio e Giuseppe, hanno provato a insegnare il Malossi, quindi il sistema di comunicazione, perché è inutile che io vengo dentro, insegno, ma non entro in relazione, no? Quindi si è cercato di insegnare alla meglio peggio il Malossi. Logico che, non essendo così frequente, comunque alcuni di loro l'hanno anche appreso. E poi appunto, come dicevo prima, progetto di nove lezioni. Però il bello di tutta la situazione è stata che non solo i nostri ospiti sono stati contenti di questo aiuto che hanno dato, di questa nuova anche esperienza, no? Quindi di entrare in relazione con un mondo diverso, ma soprattutto le persone ospitate al Barcaglione che invece hanno aderito volentieri al progetto e hanno mostrato molto interesse. Ma quello che per cui noi stiamo continuando e che quindi non finirà, insomma, anche con questo ultimo progetto, è il fatto che loro hanno chiesto di essere utili per noi, cioè quindi hanno capito l'importanza, no, anche di questa solidarietà che diceva la dottoressa Grilli, di poter in qualche modo avere una rivalsa su quello, no, che è stato, che hanno fatto magari in passato, e capire che invece c'è sempre una possibilità, che c'è sempre una positività nella vita, e per cui essere loro in qualche modo a rendersi utili. La prima cosa che hanno detto è che magari se ci date il midollino con i fondi, noi in qualche modo possiamo gestire un po' di midollino, insomma fare un po' di cestini, e poi ve li diamo, quindi voi, dato che noi li mettiamo nei mercatini e raccogliamo offerte, quindi per loro è un modo appunto di poterci aiutare anche su questo aspetto. Però ecco, quello che noi crediamo, che l'esperienza è stata positiva, è stata costruita una rete, abbiamo bisogno tutti di una rete sociale, una rete affettiva, e quindi troveremo altri modi per poter continuare a tessere, no? Il midollino non è altro che un tessuto, quindi già noi questo tessere l'abbiamo iniziato per poter continuare, perché veramente, a detta anche del direttore e degli educatori, eccetera, i detenuti sono stati contenti di questa esperienza e ci chiedono e continuano a chiedere comunque di poter non solo continuare per l'interno, finire le lezioni già iniziate, ma darci loro qualcosa in più. Quindi il recupero è sempre possibile. Grazie.